As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Your spirit never dies. Farewell, I've gone to take my throne above. But don't weep for me, 'cause this will be the labor of my love. We'll be right back.
comes down to this one day, and then it's all what matters. Wicked jumps on towards them. They force them back onto the mountain. Alliance will finally take their first victory. 可以有机会让大家看到我们中国选手的实力。To be the best, you have to beat the best, so I have no fear at all. Sarov's backbreak! Mutuator will get the one! Fnatic take down Samsung Blue! Gentlemen, welcome to day three of the 2014 League of Legends World Championship, coming to you live from Singapore. Benvenuti ragazzi, per quelli pochi o buoni di voi che ci stanno seguendo anche a quest'ora mattutina. Io sono Sarengo, qui con me c'è un ospite speciale oggi, il signor Draker. Ciao a tutti ragazzi e buongiorno. Ma come fa a essere così sveglio a quest'ora, l'immortacci tua? Siamo avanti di caffeina. Io lo devo ancora fare il caffè, sta venendo su, vabbè, fammelo andare a prendere dopo che mi servirà sicuramente. Vediamo sull'analyst desk i signori che ci accompagneranno nella giornata di oggi. Kickshot, Kripo, Prolly, Krams. Prolly, la carrellata. Che bella camicia c'ha Prolly oggi. Ma sono pimpanti di prima mattina. Ma mi sa che loro non è lì prima mattina, Bisogna controllare un attimo il fuso orario, Frick, ovviamente, come ultimo. Andiamo a vedere cosa ci dicono per questa introduzione nella giornata di oggi, che speriamo ci darà tante emozioni, quante sono state quelle di ieri. Ieri abbiamo visto davvero dei miracoli avvenire sulla Summoner Rift, dei momenti storici che rimarranno, appunto, ce li ricorderemo per tanto tempo. Comunque, ricordiamo che siamo a Singapore, appunto, dove la seconda settimana sta avendo luogo. La prima è stata svolta a Taipei e in Taiwan. E adesso, guardando col senno di poi le predizioni che abbiamo fatto, cosa ne possiamo trarre? Vediamo cosa ci dice Krams. La cosa interessante è che, appunto, all'interno dello stesso torneo sta evolvendo il metagame del torneo stesso. Per esempio, il pick di Thresh che sta diventando sempre più prioritario. Questa Janna che appare all'inizio e poi incomincia a perdersi. Irelia che adesso sta cominciando a uscire fuori, così come Rumble che è diventato importantissimo fin dai primi giorni. Anche se magari la moda, diciamo, tra virgolette, viene fatta partire da un team occidentale, poi una volta che si vede il champion giocato davvero al meglio, come per esempio il Thresh di Mor, le cose cambiano radicalmente sul terreno di gioco. Soprattutto anche considerando il fatto che le
le classifiche dei giocatori stessi, ancora una volta quello Zhao Weijiao messo in quarta posizione da Monte e da tutti quanti noi, che completamente distrugge il povero Cool, primo mid laner in Cina, stessa fine nella seconda partita, solo i Samsung Blue sono riusciti ad abbattere gli NMQ finora. Average mid laner level 6 of anyone in the tournament. He is the slowest person to reach level 6 in the mid lane, so his early game is atrocious. He is the second slowest level 11, only ahead of Naru of Dark Passage, so a really bad start to him. Xiao Weijiao is actually the most lane dominant. He is the qualche statistica che ci dà freak in questo caso. He has the highest CS at 20 of anyone in his group. ICS, l'exp acquisita. Cool from OMG is a big playmaker. He's actually the fastest level 6 of any player in the tournament. 6 minutes to level 6 there. He's also the fastest to level 11 of anyone. Ovviamente la sample size, la pool di game da cui prendere questi dati è ancora piccola, sono state 2 o 3 le partite fatte da ogni team. Intanto che c'è noia Freak Draker, hai visto le partite degli ultimi giorni, sì? Sì, alcune sono riuscito a seguirle. Come sono, però, state stupende. Io sono felicissimo dei pick così frequenti di Gianna. Anche se, appunto, da quanto mi dici, ultimamente tipo hanno iniziato a piccare altro. Signor Gorilla è stato quello che l'ha introdotto in competitivo, ma è partita da subito, anche prima dell'apparizione di questo personaggio, all'interno della maggior parte dei team, ed è stata davvero devastante. La cosa interessante che piace a Proly è il fatto che ci siano tanti mid lane aggressivi in questo momento, che appaiono dovunque. Ricordiamo appunto la tag at World Big Plays per quanto riguarda i Twitter diretti a questo, e Dade che riesce a salvarsi con 10 HP grazie allo scudo che ritorna. Rivediamolo, davvero stupendo. Inizia con lo scudo sulla Charm the Waters, salta dentro mentre Zhao Weijiao va a salvarsi. Il teleport da parte di Ackerman, che però è solo livello 3. Arriva anche Art a bloccare sia Mor che Ackerman stesso. Mor c'è il primo che ci muore, si salva con davvero pochissimi HP sul flash da parte di No Name, che rimane con davvero un pugno di mosche. Guardate lì, sangue freddo, devastante. Oddio, una brutta battuta da parte di Kranz, che dice che No Name cerca di farsi un nome. La cosa interessante, appunto, che dice Crepo, che Draker avrà sicuramente notato, il fatto di tirare una lanterna in mezzo a 4-5 persone è davvero difficile da mirare bene lo scudo, perché adesso scuda solo la persona più vicina alla lanterna stessa. Esattamente, questa cosa qui è una cosa particolare e rende davvero complesso quello che è il stile di gioco di Thresh. Una volta era già molto più facile inserire la lanterna in un teamfight, scudavi tutti, finiva lì. E qui un'altra bella giocata da parte di Tabs e Nif, che riescono a girare un'aggressione da parte dei Najin White Shield, e mentre Watch si salva con davvero pochissimi HP dall'ultimo autoattacco, tira lo scudo che copre gli ultimi danni della bomba e si salva grazie all'altra gen semplicemente per l'ultimo autoattacco. E Sun, bello questo dodge. Yellow Star lo caccia contro il muro e poi tac, eccolo il passaggio. Questo non, ripetevo che non mi era piaciuto ieri, si poteva giocare in diversi modi, per esempio utilizzare la sferzata verso di sé invece che contro il muro, si poteva avvicinare prima di tirare Luke in modo da limitare, diciamo, i gradi di libertà di Kog'Maw stesso, che era chiuso tra un muro e una torre. Il skill shot di Thresh alla fine sappiamo che, pur essendo abbastanza veloce, ha un wind up molto lento, ci mette tanto a castarlo. Questa è una delle sfide magari più difficili, appunto, di Thresh, non l'unica, perché è uno dei champion dal più alto skill cap, giusto? Sì, questo confermo, anche perché tra tutti i support che ci sono è forse uno di quelli più complessi da utilizzare. La prima partita sarà Fnatic contro OMG, fondamentale, perché abbiamo già visto quella di ieri andata come andata, e i Fnatic, ricordiamo, essendo stati gli unici team a battere finora i Samsung Blue in quella partita, che ripetiamo ha fatto la storia, perché ha fatto la storia, sono davvero da tenere sotto controllo. Nel caso non riuscissero a passare i World e lo group stage, sarebbe davvero una sorpresa e un peccato, anche perché vogliamo vederli anche contro altri team. Detto questo, la domanda di oggi per quanto riguarda i mondiali è: qual è la più grande star di Singapore finora e perché? Rolly?
doesn't transfer, but Xiaowei Zhao has really impressed me. During the regionals, he wasn't that strong on the assassins he picked, but now he's coming out, and I think he's making a really big name for himself. He's always even or ahead. I haven't seen him lose a lane really yet, and that's kind of something that's really strong with the team. And Crumbs? To me, Crumbs? All the games that Najin won. Gorilla. Gorilla ha fatto degli look stupendi su Thresh, delle giocate devastanti con Janna, bellissimo. Un'altra battutaccia da parte di Freak. Tweet your responses to us at LOL Esports with that hashtag words. We will pick our favorite responses and share them with you later in the show and get some of the input on what you guys have to say. Let's head into our first match of the day. E siamo pronti per partire al primo match. Fnatic contro OMG. Eccoli già pronti. Li abbiamo visti fin dall'inizio dello show. Cosa interessante è che appunto nella partita di ieri che abbiamo visto, in cui abbiamo visto protagonisti questi due team, i Fnatic sono stati davvero rivoltati durante un mid game in cui si credevano un po' troppo sicuri di se stessi, ecco. In particolare dei teleport da parte di Lulu di ieri che erano davvero davvero brutti. Lulu che non è stata di troppo successo finora, solo in qualche game, in combinazione contro Tristana con Kog'Maw, è stata un ottimo pick per il resto, soprattutto dopo, durante un mid game, se non giocata correttamente è caduta davvero in disuso. Vedere che lei ha visto la partita di ieri dei Fnatic contro OMG è stata davvero un colpo al cuore per tutti quanti noi. Dei teleport bruttissimi da parte di Sodaz sono stati davvero una delle cause principali della loro sconfitta e... Questo è un peccato, ho sentito dire appunto che Swaz non è proprio in forma questo Guardiamo appunto gli ONG che avendo perso le prime due partite hanno dovuto incominciare a vincere, l'hanno fatto contro i Fnatic ieri, lo devono rifare oggi. Altrimenti le loro possibilità di qualificarsi, di passare, si assottiglieranno sempre di più. Per questo questa partita sarà non solo la prima, ma sarà fondamentale per l'esito del girone. I Fnatic e gli OMG sono i due team che se la stanno dando di santa ragione per cercare di qualificarsi, e questa, come quella di ieri appunto relativa, sono fondamentali per questo equilibrio. Dobbiamo ancora di tenere l'attenzione su Kull che come abbiamo detto è il mid laner che raggiunge più velocemente il 6 tra tutti i mid laner in questo gruppo ed è quella persona che fa funzionare il team. Well, I think we've heard a little bit of insight into both of these squads. I want to put them on the spot for the first game of the day and hear your predictions. Who do you think... Predizioni, sentiamo quelle loro poi facciamo le nostre. Which team will show up? We were discussing it over breakfast or dinner, whatever it is now. And there's some split decisions in production. I want to know if there's split decisions here. Crepo, you are first on my list. Fnatic or Crepo? Even though they lost yesterday, I think I'm going with Fnatic still because I think Fnatic per Crepo. Their mistakes were relatively easy to fix. You know, I don't think they should give him zillion again. I problemi che hanno mostrato ieri contro gli OMG sono abbastanza facili da aggiustare, quindi possono farcela tranquillamente. Plus, I know Fnatic, once they get beaten, they have this fire and this like passion to just show up again. They did it first day as well. They got horribly underperformed. People were calling them out. Diciamo che può essere l'emozione che li tradisce. Il primo game mi visto la parte dei Fnatic un completo disastro. Poi riescono a battere il Samsung Blue, poi perdono in maniera mi dispiace dirlo, ma patetica contro gli OMG, questa Lulu top, questo cassa di mid che cerca di fare l'uno contro uno contro Zina, ce lo ricorderemo. Rolly anche lui crede che i Fnatic ce la possano fare. Anzi, invece per gli OMG. And I think that the matchup is gonna be a little bit reminiscent of yesterday's in which OMG took an early Aurelia and I wanna see Aurelia be contested by both these teams because what we see now is with that Emax build you get that 2 second stun at level 9 which can turn any fight around really heavily. So I really wanna see Go going or an OMG take an early Aurelia, build a team comp around that and then snowball from top lane. La cosa interessante appunto vuole vedere far snowballare dalla top laner gli OMG come è successo anche nella giornata di ieri. Mantiene comunque il voto sui Fnatic.
And being this Fnatic, that's going on their now 13th, hopefully top four in a row. So Philosopher Crumbs is the only odd one. E ancora una volta Crumbs è l'unico a votare per gli ONG, siccome la maggioranza è per i Fnatic, anche io devo votare per gli ONG. Draker, tu cosa ne pensi invece? Ma io sinceramente tifo Fnatic. Sono più per voler vedere appunto i Fnatic nuovamente, non ti dico vincitori dei mondiali, se però mi piacerebbe vederli in finale per vederli ancora più carichi e grintosi. Certo. Andiamo a vedere un video di presentazione. Right now it's an awesome Fnatic to prove that Europe is a strong region and we had a really rocky start and it's not going so well yet. But I still believe we can make it. It's funny, like we have beat the Korean teams, we are supposed to be the hardest, and we have lost to the other two teams, which everyone kind of thought we would win. We have to cut down on the individual mistakes we're making because we do get caught out a lot, and that was the reason we lost against Nat Team White Shield. Agent Shield taking back so many hooks. Shook just getting too close with no vision of where Nat Team White Shield were. We have to talk a lot about our ban and pick phase because I felt like both our game against OMG and LMQ we gave away a bit too much, and our composition didn't really make as much sense as our composition versus blue. It's really important that people stay calm and don't panic, because when you panic you make mistakes and that's really bad if this happens. Like people call the Korean machines, we have to be more like that, have no emotion during the game. You just have to play it safe and be more methodical. For me it's really important that the EU region as well. We saw SK losing already, so Fnatic and us are the last hope, and I think that we both make it out of groups. Ed ecco per dopo il video il tricast per quanto riguarda il cast in inglese, già Trevinton e Joe Miller. Ricordiamo, io sono Sarengo, qui con me c'è Draker per quello in italiano. E adesso finalmente avremo un po' di spazio per parlare quando non presenteranno i team. Eccoli lì: Soaz, Signed, XPK, Reckless e Yellowstar. Se non li conoscete, in dove siete stati finora? Per i Fnatic. E adesso mostreranno le facce degli ONG. Eccoli lì all'interno dei loro booth. Going, Loveling, Cool, Sun e Dada777 per quanto riguarda il team cinese degli ONG. Allora, dopo la giornata di ieri davvero non so più cosa aspettarmi. Abbiamo visto tutto e il contrario di tutto. Corea essere battuta dall'Europa, l'Europa essere battuta dall'America, l'America essere battuta dalla Corea. Quindi il triangolo, diciamo, si è formato, carta, forbice, sasso. Chissà cosa succederà oggi. Soprattutto visto e considerato che, come abbiamo detto, sono questi alcuni match davvero importantissimi e stati determinati magari da quello che è stata la composition di un team, la composition dell'altro, il vantaggio morale di un team, l'hype dell'altro, eccetera eccetera. Manterranno, riusciranno a mantenere il sangue freddo in questa giornata i Fnatic e a non... E non farsi ballare le gambe davanti agli ONG dopo la sconfitta di ieri, perché appunto, come abbiamo detto, la sconfitta di ieri è stata abbastanza sonora, ma con dei problemi abbastanza evidenti. E questo forse è il metodo più semplice per fixarli. Partiamo dai pick e ban. Caso first ban per i Fnatic. Sin immediato da parte degli ONG. Abbastanza veloci. Secondo per i Fnatic sarà Irelia secondo ban finora. Irelia prima della giornata di ieri appunto da parte di Going non si mostrerà ed era proprio uno dei motivi principali che Krams aveva attribuito alla vittoria degli OMG. Quando vanno per gli ONG, hanno aggiunto una bella cosa che ci comunica quando non venga utilizzato il ban da parte degli ONG, un loss of ban, eccolo lì. È una tattica che gli ONG hanno già utilizzato, è quella di non bannare apposta per forzare i nemici a magari tenere aperto qualche pick o a bannare qualche altro. Vabbè, sicuramente una strategia interessante. Non si è vista spesso nei mondiali utilizzata,
a meno per quanto io ricordi, nelle precedenti season non era mai stata utilizzata. E qui vedo appunto un bel ban che viene spesso fatto. Zilean, cosa ne pensi, Serengo? Zilean ieri ha devastato i poveri Fnatic, quello l'ha giocato davvero stupendamente. C'era stato il counter pick di Kassadin, che ricordiamo, giocando nella patch 4.14, era stato appena nerfato. L'ultimo ban è ovviamente quello di Alistar, che ricordiamo ancora una volta, essendo nella 4.14, ha ancora quella possibilità di trade così dura da counterare. Ricordiamo qual era questa: comprarsi una Shin o una Trinity e tirare un autoattacco dopo la testata. Siccome voi siete in volo, non potete fare niente per rispondere a questo tipo di trade, vi beccate il danno della testata che veniva maxata e il danno che era magico e il danno della Shin barra Trinity che era fisico e che era incanterabile anche quello. Devastante. Primo pick, addirittura Rumble per i Fnatic. Questo pick si sta alzando sempre più per quanto riguarda la priorità all'interno delle classifiche, tra virgolette. Dall'altra parte rispondono gli OMG con un pick di Ryze. Vediamo se quel trash che abbiamo tenuto sempre così tanto in considerazione verrà selezionato anche in questo caso. No, si va, eccolo lì, il trash più un Kha'Zix. Vediamo ancora se ci sarà il lock. 20 secondi per loro. Come dicevamo, ci sono stati questi cambi di meta interni proprio al torneo. Eccoli lì, che davvero sono estremamente interessanti da notare. Prima Jhan, adesso Thresh, Kha'Zix sempre presente, Rumble tenuto in altissima considerazione, poco bannato, però solo due i ban riservati su di lui. Vedremo come risponderanno i Fnatic, che ci sono tanti ancora pick aperti. Allora, sono veramente curioso di vedere cosa andranno a piccare i Fnatic, perché ultimamente vedo che nei World stanno facendo dei pick, come tutte prima, strani. Proprio il meta si sta evolvendo partita dopo partita. E di conseguenza andiamo a vedere appunto una Nami che viene subito lockata e forse un Kog'Maw. Nami Kog'Maw abbiamo sempre considerato come una lane devastante fin dal livello 1 e ancora una volta viene proposta dai Fnatic. Ryze di OMG selezionato in precedenza viene preso in questo momento, era stato considerato un pick prioritario quello di Kha'Zix. Per fortuna non hanno perso anche l'altro, avendo già selezionato il top lane c'era, diciamo, poco rischio che i Fnatic andassero a stilare questo personaggio. Quale sarà il quarto pick degli OMG? Allora, 15 secondi. Abbiamo Lucian. Contiamo che è un 50% preciso di win rate per Kog'Maw, 50% almeno intorno per Ryze, e sono curioso di vedere anche quelle di Lucian, così così andiamo a completare il quadro, tra virgolette. Ah, subito toccato. I due pick proprio cattivissimi di Syndra e Elise. Per solo un 38% per Lucian, non è il migliore dei pick in questo momento, però insieme a Thresh sappiamo quanto possa essere efficace. Dall'altra parte appunto Reckless con Elise, scusate, Reckless con Syndra e Yellowstar con Elise andranno a completare la line up dei Fnatic. Questa Elise che ha vinto un solo game, che è proprio quello dei Fnatic di ieri contro i Samsung Blue. Finiscono gli AMG con uno Zed. Questo sì che è un bel matchup. Se mi lockano questo Zed, poi andiamo ad analizzare le team compo. Possiamo già dire, spendere due parole su quella, eccola lì, dei Fnatic. Buone CC, una sana dose di danno magico e doppio AP come al solito. E la mancanza di una frontline che abbiamo visto essere così difficile da gestire, ma completamente fattibile in questi mondiali. Dall'altra parte invece abbiamo appunto la montare di danno da parte di un Ryze, da parte di uno Zed, con la utility di un Thresh e di un Kha'Zix, e infine la solidità di un Lucian dietro le linee. Le stat di Lucian non vengono spesso volentieri menzionate per un motivo preciso: il fatto che ci siano tanti anche team minori come i Kaboom e i DP che l'abbiano utilizzato estensivamente, e quindi queste stat sono un po' schierate, mettiamola così, sono un po' deviate. Buona, cosa ne pensi di queste team comp, Andreker? Allora, a me piacciono particolarmente, sono più che altro incuriosito dal fatto che non essendoci proprio una vera e propria frontline, vedo che entrambe le squadre cercano sempre di avere danno sostenuto e burst. Proprio se ne infischiano
di avere il tipico tank che si mette davanti e assorbe tutti i danni, vogliono solamente continuare a avere l'opportunità di far sempre danno a single target, se noti. Da una parte abbiamo Syndra, dall'altra abbiamo Zed o appunto Kha'Zix o anche Ryze volendo. Sono abbastanza curiosito, l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è praticamente la presenza di 5 champion che fanno danno magico dalla parte dei Fnatic. Infatti una delle cose più care all'analyst desk spesso e volentieri è la mancanza o la presenza di una Aegis, che spesso e volentieri fa davvero la differenza, soprattutto contro champion come Rumble, come Syndra, come Ryze. Fanno davvero i miracoli, e gli OMG hanno almeno un secondo AD che andrà appunto ad occupare la mid laner, ma davvero la composizione dei Fnatic è decisamente più facile da ottimizzarci contro, ecco, mettiamola così. E siamo in game. Ok, vediamo lo stato particolare da parte di Rumble, che decide di utilizzare un cristallo di vita, un rubino e pozioni. E per il resto tutto standard. Vedere i primi trinket che vengono posizionati. Ricordiamo che di solito quelli importanti sono messi intorno al minuto e qualcosa. G cercano di spottare, ma Elise si è già infilata all'interno del piccolo cespuglio. Uno shuriken va adesso a cacciarla fuori. Vediamo anche Ryze appunto con un... Sì, un Sapphire Crystal bello cattivo. Ovviamente credo sarà appunto per cercare di fare una goccia early game e cercare appunto di staccarla per il mid late game prima possibile. Vediamo quanto scali bene questo personaggio con il mana, ricordiamo. Vediamo gli OMG in 4 all'interno del cespuglio, quasi 5. Sta arrivando anche lui. Eccolo lì, adesso in 5 tutti all'interno di quel cespuglio lì. Ci sarà sicuramente lo swap di lane, il teleport da parte di Going è a disposizione. Double jungler ancora una volta per andare a counterare questo Rumble che è stato counterato proprio in questo modo nella giornata di ieri. Quindi sicuramente hanno le idee chiare gli ONG, ma i ping sono volati appunto all'interno di quel cespuglio grazie alla ward messa in precedenza da parte di Elisa. Si avvicinano adesso gli ONG, le ward sono a disposizione per evitare qualsiasi tipo di sorpresa, mentre Lucian già si apposta nella top lane dove andrà a frizzare con quella pratica che dicevamo di aggrani minion, immagino. Eccolo lì infatti, il frizz alla coreana per permettere di bloccare ancora più facilmente. Sì. Ricordiamo come funziona. Semplicemente i minion arrivano in colonna. Nel momento in cui si va a far accumulare intorno al corpo del proprio personaggio, questi vanno a formare una riga, un cerchio che si avvicina tutta insieme davanti al primo minion della wave avversaria, e quindi lo focussa, diciamo, uccidendolo prima e quindi aiutando la lane a pushare verso la propria torre. Sono tattiche avanzate molto utili per quanto riguarda il freeze lane in swap. Questo swap che però non è sempre comune, soprattutto non ai livelli non altissimi, non alti di gioco, ecco. Vedi spesso swap di lane nelle tue partite, Draker? E per fortuna no, però. Guarda, in 400 rank mi sarà capitato in 3 partite in circuito di fare una cosa del genere, e mi ricordo bene che 2 su 3 le diamo pure bene. Quindi mai imitare di fare i pro player, perché si pigliano sempre le patacche. A meno che non sappiate quello che stiate facendo. Sì. Dio santo, l'ultima volta mi è capitato 3 giorni, volevo provare 2 giorni fa, volevo provare nuova Soraka, mi becco contro Soraka da Raven. Mamma mia gli incubi. Questa sì, ti capisco. Ogni volta che anch'io vado in team builder per provare Soraka è Trinket che scompare solo ora, rivelando i Fnatic che iniziano un drago, i ping da parte degli OMG che se ne sono resi conto. La ward è stata posizionata, si sta avvicinando Kha'Zix. Questa potrebbe essere la prima azione del game. Loveling è già a livello 3 con double buff a disposizione, viene visto dal resto del team dei Fnatic che interrompono subito l'azione, cercano di eliminare il Trinket, non ce la fanno, sono costretti a beccare. Questo è un brutto colpo ai Fnatic, che così non solo non ottengono il drago ma perdono davvero tanti minuti, tanti secondi preziosi che all'inizio di questa partita sono fondamentali. Peccato, potrebbe essere un'ottima azione da parte dei Fnatic, però proprio quel trinket del fato gli ha impedito di fare qualsiasi cosa, e sono stati subito
notati appunto dal jungler avversario. Avessero iniziato 5 secondi dopo non avrebbero avuto problemi. Questa è stata una startup perfetta, tra l'altro. Sì. Abbiamo visto buoni danni a parte di Peke su Cool, che è costretto ad attivare una delle pozioni all'interno del suo inventario, mentre il farm a disposizione di Ryze già gli ha permesso di ottenere la goccia e di tornare in lane a farmare, dove Rumble solo adesso si avvicina ed è ancora livello 1 contro Ryze livello 3. Questo potrebbe essere un problemino, direi. Eufemismo dell'anno. Vediamo appunto chi dei due ancora fa il 6 a questi punti, perché Rumble comunque tiene un sacco di utility quando riesce a fare il 6, anche proprio per un eventuale appunto fight al Drake, quindi speriamo riesca in qualche modo a riottenere l'esperienza indietro. Vediamo che ancora una volta Peke riesce a fare ottimi danni su Cool, Cool che ha finito le pozioni a disposizione, quindi non si può avvicinare ai minion. Zix viene visto da l'ennesima ward posta da parte dei Fnatic. Pots dovrà riesce a recuperare gran parte del farm dell'exp, scusate, contro Gogoing, mantiene però un mezzo livello di svantaggio che potrebbe essere importante ai fini dell'economia del game tra qualche minuto. Cyanide intanto si avvicina in mid lane, così come Kha'Zix dall'altra parte. Le double lane sono entrambi nella corsia superiore. Kha'Zix cerca di fare il giro. Pronta Elise sulle retrovie, una pink profonda da parte di Loveling. E adesso è appostata appunto per tentare di fare una counter gank, perché la gank mid è abbastanza ovvia. Una Syndra che pusha così tanto early game contro uno Zed è facile da punire. Notiamo come Kull abbia fatto solo adesso livello 6 contro Peke, che ce l'aveva già a disposizione, si affaccia. Sam prende abbastanza danni da parte di Reckless e Yellowstar, che sono ancora full vita praticamente, guardate lì. Diciamo quanto fosse dominante la lane Nami Kog'Maw, mentre in mid lane, nella corsa centrale, abbiamo visto sia Loveling che Cyanide interrompere l'azione una volta che si fossero resi conto che il gank sia impraticabile. Nidane è un continuo scambio di skill shot, appunto un trade infinito dove appunto Zed e Syndra continuano a cercare di combattere per buttarsi fuori dalla linea vicenda, ma non ci riescono. Anche se appunto il tentativo già di recall è già stato tentato al mid degli OMG. E vedremo un po', perché Syndra è uno di quei champion che riesce a contrastare Zed in early game, ma nel mid game può avere comunque problemi, perché Zed è in grado di schivare appunto l'ulti di Syndra stessa utilizzando la sua, quindi sta tutto nel timing. È molto uno skill matchup, è vero. Ho visto che il recall di Sun interrotto in uno ben due volte da parte di Yellowstar e Reckless, che adesso recallano a loro volta, avendo tutta la libertà del mondo per poterlo fare. Oh, tanti consumabili, inventario pieno da parte di Nami a 7 minuti e mezzo, è una cosa assurda che ti fanno comprare così tanta roba da support eppure ti sembra essere sembra sempre di essere quasi nudo. Ah, che rabbia. Comunque, preso blu per Peke. Subito un next drinker proprio lasciata in maniera immediata da Zed. Guarda lì che violenza. Per il danno a single target di Syndra, che probabilmente appunto potrebbe portarla anche a vincere un trade nel caso non riesca a schivare la ulti stessa con la ulti di Zed. E abbiamo visto che Syndra sta riuscendo a colpire Zed nei punti giusti, diciamo. Anche a farm è quasi al doppio di CS, quindi si è messa davvero bene. Tentativo di engage da parte di Cool, eccolo lì, sta arrivando anche Dada. Look, sentenza di morte, non va il flash, però è partito per Peke. Mezza vita però ancora a sua disposizione. Recall di Syndra. Flash per un ultimate. Sì, vince. Forse un po' tentato il flash, devo dire. Sì, better safe than sorry, come dicono, no? Sì, inglese, sicuramente, però il discorso è che magari contro Thresh si ha tutto il tempo di flashare, aspettare appunto l'animazione della Q e poi flashare. E lo stare in pericolo. Si salva solo grazie alla movement speed della passiva di Nami, che gli dà abbastanza spazio per creare distanza. E la sentenza di morte, il gancio che sfiora la pinna caudale della sirenetta. Veramente per un pelo questa azione qui. Fosse partito un grab, ci sarebbe stato sicuramente il first blood. Niente da fare, primo sangue ancora non arriva, siamo a 9 minuti dall'inizio del game. Vantaggio inesistente praticamente per i Fnatic, 100 gold, un non nulla.
Dominion, davvero. Ancora una volta Sidestone rushata da parte di Liz, che l'aiuterà a mantenere il controllo di mappa. Pink Ward eliminata da parte di Yellowstar con il suo aiuto. Devo dire che il gioco di Ward è già parecchio hardcore. Guarda appunto lo startup di Liz. È partita immediatamente con Spirit Stone e Sidestone. Guardate la montata di Pink che è addirittura ridotto rispetto a quello che abbiamo visto nella prima settimana. Giuro davvero che dopo i primi 4 giorni appunto di mondiale sono entrato in game e ho trovato Pink ovunque. Ma da guarda, player io vedo che le Pink che vanno a distribuire qui in questo mondiale, in una partita sola ci sono più Pink di 10 solo più prese a caso, tipo a Diamond 1. È allucinante l'utilizzo delle Pink, ce n'è tipo una piazzata al minuto, forse di più. Va bene, adesso lo ascolto i saldi, non so. Oh, bella engage da parte di Pekka su Cool, rispondono gli OMG e stavolta il flash non è a disposizione, tenta di salvarlo Yellowstar, ci riuscirà, no, esplode, Loveling prende la kill con il red, e Cool riesce a salvarsi, arriva l'ultimo di Soas, bellissima, se la prende tutta Cool, ma riesce ad riattivare la sua ombra e a sfuggire dalle grinfie dei nemici. Ci muore Loveling, però il First Blood abbiamo visto è stato preso dagli OMG Flash per Zed, è silenziato Soaz, non riesce ad evitare la sentenza di morte, l'Ignite da parte di Dada cattivo. Kul non può continuare perché il resto del team dei fanatici che gli è dietro. È stata una ulti un po' avventata da parte di Rumble, anche perché considerando appunto Oddio, soltanto Dada riesce a prendere la sentenza di morte di Soaz, esplode, essendo rimasto un po' troppo. Erroraccio da parte di Soaz, che stavolta costa carissimo ai Fnatic. Avrebbe potuto prendere il farm top, che adesso si accumulerà mentre Gogoin continua a pushare. E invece non solo regala una kill all'avversario, ma va a perdere questo e il drago, la pressione sul drago. Mamma mia, questa è pesantissima. E anche perché appunto come posto regolare era un po' troppo rischioso. Io sinceramente avrei optato per avvicinarmi il più possibile alla propria giungla prima di fare recall. Invece il recall lì contro un Thresh che sicuramente sa quello che fa è stato un po' troppo avventato. E qui il Drake appunto fatto per gli OMG. È Natale, ha voluto fare un regalo davvero agli OMG e ha fatti 2 o 3 in realtà. Infatti abbiamo visto che Syndra è stata costretta ad andare top per assorbire il farm, lasciando Soaz a tornare in mid lane dopo il respawn. Ecco lo swap, rimettere le cose a posto. Tanti qua hanno perso, come vedete, 1 migliaio di gold. Però sono già pronti a pushare la bot lane, però hanno un buon vantaggio. Ma la ulti Lucian appunto tende a punire la wave di minion, ma credo che in questo caso basterà. Porti in bot lane da parte di Ryze, potrebbe essere una play su Yellowstar Stand. Il flash su Yellowstar stesso che viene imprigionato. Un bello cocoon da parte di Lilis. Continuano su i membri dei Fnatic. Non riesce a fare DPS. Lucian, nonostante il suo dash alla sua velocità, lo finisce Loveling con l'ultimo colpo di autoattacco. Sembra un ottimo flash da parte di Ryze. Perfetto proprio per schivare appunto la bolla di Nami. Posizionarsi correttamente e da lì tutto il team ha seguito. Intanto counter push in top lane, dove potrebbe cadere la torre, perché tenta di difenderlo, dare fastidio comunque agli AMG una volta che stanno ripulendo la pink sul retro del drago. E la torre ormai in botte è caduta. Vantaggio ancora maggiore per gli AMG, 2000 gold adesso, 1500 diciamo. Oh, buoni danni da parte di Kul su Pekka, e va Yellowstar a dargli man forte. Quel livello di vantaggio su Zed si può sentire. Quando Zed farà l'11 e Syndra farà il 10 si sentirà parecchio in un eventuale trade. Soprattutto questa Syndra che è partita ancora una volta di calice anche contro un personaggio come Zed. Non è la prima volta che lo vediamo, in particolare questa scelta. Supponevamo che venga valutato così in così alto merito le passiva del calice, che quel 20% in cooldown reduction, che comunque sarebbe potuto magari essere presente anche su un Morello. Ma viene mantenuta la preferenza su questo oggetto. Non hanno ancora notato la pink, che è lì praticamente da 10 minuti abbondanti. A prendere il reset sul blu, il timer sul reset sul blu, il trash di Dada grazie alla visione garantita dalla lanterna, perché questo era il motivo. Reckless smite da parte di Loveling.
veramente preciso. Si è affacciato nel momento giusto e si è trovato il red nel posto giusto. Fossi nello stream inglese, direi che questo steal è stato lovely. No, siamo in quella italiana, quindi non lo posso dire, mi dispiace. Potrebbe esserci un team fight mid adesso. Oh, 4 persone mid, 5 per gli Fnatic. Dada è esploso. I danni allucinanti da parte di Gogoing insieme a Zed che salta dentro. Allo stesso modo, Kog'Maw ha cercato di fare il più danno possibile. Mentre Yellow sta in fuga, coperto da Soaz. E Cyanide riesce a rientrare nelle finali mica. Si accorgono solo ora di quella pink malefica. Mentre gli OMG ancora in chase. Cyanide lascerà oltre il muro per colpire Yellow Star, che però è ormai distante, troppo distante. È stato un buon team fight secondo me. Se tu hai analizzato appunto la scena, loro hanno punito immediatamente la prima persona che era fuori posizione, ma i danni che sono esplosi, penso appunto inflitti da Ryze, da Zed e da Kha'Zix, che fondamentalmente erano tutti Awe, hanno praticamente fatto sparire qualcuno dei Fnatic in 2 secondi. È vero, probabilmente ce lo fanno rivedere, speriamo. Una delle prime azioni interessanti, devo dire. La differenza ora, siamo appunto a quasi 2000 gold di vantaggio per gli OMG, ma dovrebbe esserci comunque la chance appunto di un push adesso mid lane per recuperare qualche gold globale, anche perché hanno un bel vantaggio numerico. L'unico problema è che dall'altra parte non ci sono minion. Gli OMG vanno ancora in vantaggio con la torre top. Non riescono a buttarla giù, ci perdono praticamente metà vita per tutto il team. E mentre Lucian, Filippi con una Pasqua, continua a split pushare sulla corsia superiore. Quello adesso si fa avanti, tenta di colpire perché non ci riesce, perché a metà HP non ha armo a disposizione. Quindi è una posizione molto pericolosa per lui in questo momento. Nonostante comunque la build del calice contro Zed, diciamo che approvo ora come ora buildare il calice su Syndra, anche perché a parte il mana angry, perché continua a mangiare mana di continuo, anche col blue buff a volte non riesce, e in più fa stracomodo appunto per diminuire appunto il cooldown. E anche in ottica di team fight contro un eventuale trash o comunque un rise può far comodo. L'unico problema è che gli OMG hanno un buon wave clear, mentre dall'altra parte i Fnatic devono ancora iniziare a ingranare per avere un buon wave clear con i propri champion. Non ho molto smite da parte di Loveling, continuano a pushare gli ONG, non possono resistere. Fnatic che sono stati costretti a beccare, ancora una volta falciati dal The Calling da parte di Lucian, tenta look, Dada non trova nessuno. Guarda giù la torre, decidono di andare subito indietro. Oh, ma non lo sa. Look da parte di Dada su Reckless. La box però è lontana. Rispondono con un equalizer che demolisce il povero support. Esplode grazie al Mark of Death. Cool con pochissima HP si salva flashando oltre il muro. Continua a chase su Sun e Cool. Vediamo se riusciranno a fare piazza pulita. L'arpione va a colpire e anche il secondo. Ricordiamo che staccano i due slow, incollando a terra il povero avversario. E Peke, grazie a Kundan Reduction, riesce a prendere Cool. Oh, l'ultimo colpo. Auto-attacco, shutdown da parte di Peke su Cool. Piazza pulita, un ace praticamente, o quasi, poco ci mancava, sugli OMG. Rallentato, prima 2 kill e poi altre 2, che adesso fanno davvero la differenza. Infatti i Fnatic hanno recuperato un grosso svantaggio di gold. Questo potrebbe essere un buon punto per il loro ritorno in partita. È stato un ottimo team fight, ma devo dire che c'è stata una cosa che mi ha fatto particolarmente ridere, ovvero il tentativo di hook su Thresh contro Elise. È andato su vai Rappel e fa prendere il proprio di carry. Questo è stato un po' un errore da parte del jungler dei Fnatic. È salito sulla ragnatela, ci hanno scoperto appunto Reckless e così è stato esploso come primo. Nonostante questo ha comunque fatto i suoi danni grazie alla Trinity, anche alla passiva devo dire. Certo sarebbe stato tutta un'altra cosa nel caso Reckless fosse sopravvissuto fino alla fine del team fight. Aspettano i Fnatic, i membri degli OMG vanno a spottarli sapientemente con una stella ardente da parte di bloccato Sun, doppio stun su di lui, perde mezza vita. Dash un po' tardivo. Ancora... adesso è solo questione di vedere chi se ne andrà a giocare meglio appunto per cercare di prendere questo obiettivo tanto importante.
Hai visto quanto è importante la guerra divisione, come in questi cespugli sta avvenendo? Tentativo di Duke da parte, oddio, da parte di Dada che sfiora ancora una volta la schiena di Cyanide. Riescono ad entrare nella zona del drago, hanno finito i trinket rossi e le... E la possibilità di bloccare gli ONG che adesso demoliscono il drago, lo ottengono. Ultimate da parte di Rumble, non ottiene il risultato sperato. I danni da parte di Ryze sono consistenti, Cyanide in pericolo. Kull, gli ultimi attacchi, salta in aria Cyanide, dovrà scendere prima o poi. Eccolo lì, ci muore appena arriva giù Yalo, sta completamente senza mana, preso da parte di Thresh. Muore anche lui, Peke dal lato, i danni, non riesce a salvarsi nonostante l'utilizzo dell'ultimate per evitare il potere senza limiti. Il signor Kull, Reckless potrebbe flashare, gli ultimi colpi da parte di Lovening, lo fanno esplodere, non basta il peeling da parte di da parte del resto del team, mentre la sorpresa di Katia finisce la vita di Lucian che non riesce a creare abbastanza distanza. Sì, Reckless si è trovato fuori posizione in questo team fight. È riuscito comunque a fare il suo dovere, a far esplodere almeno una persona. Certo, sarebbe stato più interessante se avesse fatto anche danno sul resto del team. Comunque, gli OMG ne escono con 3 kill e un drago. Allora appannaggio contro le due del team dei Fnatic. Rivediamola, vai pure. Analizzare quelle che sono appunto l'errore da parte dei Fnatic iniziale. Appena torna giù lo vediamo morire istantaneamente con un altro attacco da parte di Kull. Yellow Star senza mana, mentre è una bella bolla. Luke ancora una volta che cambia davvero le cose. Pika che addirittura flasha per ultare Kull, che viene finito con l'ultima sfera d'oscurità. La ultima parte go è stata magnifica, è stata per schivare completamente la ulti di Syndra. L'uccisione praticamente stealth inflitta appunto da Reckless verso la di carry nemico. Allora, devo dire comunque che appunto si sono mossi molto bene gli OMG in quel combattimento, sono riusciti a esternare X-Pack dai team fight. E la cosa diciamo che un po' mi ha stupito è stato vedere appunto da un lato Reckless fuori posizione. Ultimamente ho sentito che appunto Reckless tende a posizionarsi un po' male nei team fight. Vuoi per Soaz che appunto prima sale in aria e lo fa prendere da Luke di Thresh, vuoi in questo team fight dove Soaz è stato praticamente annientato prima che il team fight vero e proprio partisse, perché era fuori posizione, si è fatto prendere appunto nemmeno per contestare un Drake, ma proprio dopo che lo avevano preso. Io piuttosto avrei optato per andare da un'altra parte, cioè hanno preso il Drake, pazienza, prendiamo il timing e ce ne andiamo. Hanno voluto fare il team fight, però X-Pack è fuori posizione. Peccato, perché alla fine sta giocando molto bene secondo me e riesce a fare i giusti focus durante i team fight, ma da solo non può far certo chissà che. È comunque un mage ed è molto molto squishy. Devo ancora sottolineare anche l'ultimo di Soaz, che poteva essere molto più incisiva, e la mancanza di risorse da parte di Nami, un'altra cosa fondamentale che secondo me ha impattato davvero tanto per quanto riguarda l'andamento di quel team fight in particolare. Purtroppo Yellow sarà abbastanza secco di gold con uno score di 0-2-3, vedete 4.500 gold, è giusto a pari di Dada, però Dada almeno è riuscito comunque a essere molto più di impatto con pur così pochi gold a disposizione. Vabbè, detto questo, 3-0-3 Ryze, Goku è davvero imponente la sua prestazione finora all'interno di questa partita. Vediamo quale sarà la prossima scintilla che farà scaturire un poco tra questi due team. Guerra divisione per il Baron potrebbe essere questa la risposta. Vediamo vari ping che si dirigono in quella direzione. World che incominciano a essere messe, quella della montare di World all'interno della mappa in questo momento. Concentrazione ovviamente intorno al drago, intorno al Baron, e da parte di tutti e due i team. Va bene. Gli OMG se la stanno giostrando molto bene, guarda che quasi tutti, anzi praticamente tutti tranne Lucian, hanno già fatto carico e provviste di Magic Resis. Tutti sono già pronti e spaventati a un eventuale late game dove appunto Elise, Rumble e Syndra potrebbero distruggere completamente gli OMG in team fight. Loro già si sono preparati con Delex Drinker, uno Spectre Scrawl appunto, e anche un Negatron Clock da parte di Thresh. In particolare l'Ex Drinker va a counterare pesantemente la Lyandry rushata da parte di Soaz, che non mi esalta, mettiamola così. Ricordiamo che appunto Lyandry fa danno in percentuale alla vita, l'Ex Drinker allunga la durata diciamo della sopravvivenza di una persona senza aumentarne gli HP e quindi senza aumentare i danni che Lyandry fa a sua volta.
Questa è una scelta molto oculata da parte di Zed, da parte di Kha'Zix, anche da parte di Thresh, e anche l'attiva del, cioè la sua, la passiva dello Spectre Cowl, del cappuccio dello Spectre, va a counterare direttamente quella del Lionry, perché il Lionry stesso va a proccare più volte per più tempo questo oggetto durante la sua durata di danno, ecco. Mi piaceva molto di più il Rumble che abbiamo visto, diciamo, durante la prima settimana, quello che dopo la maschera, intanto Cooley in una brutta posizione risponde con un Mark of Death, lo Zonia per evitare l'esplosione del marchio, e infatti i danni vengono annullati completamente da parte di Peke, che si salva così. Devo... è stato un trade straveloce, sì. Si è visto, hanno fatto tutto all'ultimo secondo, anche appunto Zed ha aspettato proprio l'animazione di Syndra nella ulti stessa per poi schivarla con la propria ulti, come appunto dicevamo già all'inizio. Quindi è tutto skirmish up. Poi la posa plastica dello Zonia da parte di Syndra mentre stava castando la cura, hai visto? Sembrava E mi piaceva molto di più il Rumble della prima settimana, quello che dopo la maschera, almeno il primo pezzo, andava a prendersi uno Zonia. Zonia fondamentale per l'utilizzo di Rumble in team fight, per potersi buttare in avanti il più possibile e fare più danno possibile, non solo con l'equalizzatore ma anche con arpioni e lanciafiamme. Detto questa è stata la scelta di Soaz, vediamo se gli sarà utile, perché comunque hanno un Ryze che è bello grosso dall'altra parte. Ryze che dopo, appunto, mi ha detto il Road of Ages, il bastone secolare, sta facendo una Spirit Visage o un Banshee, uno dei due. Il gioco di Ward, di Pink, di Trinket Rossi qui è abusato. Non si può aspettare una che te la spaccano dopo 3 secondi. Quanto è importante la visione a questo livello di gioco, non smetteremo mai di sottolinearlo. E anche perché fondamentalmente, essendo un gioco strategico, riuscire a vedere l'avversario permette di anticiparne le mosse quasi sempre. Danno su danno. Non riescono a trovare l'apertura ai Fnatic. Bello che gli OMG, come vedete, non si mettono uno sopra l'altro, si aprono impedendo a Soaz di tirare un ultimate. Oh, intanto l'engage in mid su Reckless. Reckless che non ha lo zone da parte di Syndra, esplode sotto i danni di Zed che riattiva il Mark of Death, ma ci muore essendo partito sotto la torre avversaria, completamente scoperta. Questo però dà il tempo necessario agli OMG di prendere il drago in 4 contro 1, dove Synod non riesce a ottenere lo steal. Una kill per gli OMG più il drago per loro. Assolutamente worth. Completamente worth, anche perché l'assassin degli OMG si è scagliato sulla di carry avversario dei Fnatic. E i Fnatic non hanno ben pensato di dire mandiamo uno a coprire il nostro carry, che più o meno bastava un Rumble, un Elise, anche perché bastava riposizionarsi più o meno dove c'era l'ombra. E no, hanno preferito andare tutti indietro ad arretrare e quindi dare l'opportunità, aprire l'opportunità agli OMG di fare il Drake quasi free. Possiamo chiamarlo un Drake free questo, perché è stata un'ottima azione. Cioè kill sulla di carry nemico, Drake preso, a posto, morto uno, fine. Ah, brutto. Inoltre abbiamo notato che Kul ha utilizzato solo l'ultimate, Kog'Maw ha sprecato anche il slash pur non riuscendo a salvarsi. Un'altra cosa, un altro valore aggiunto. Finalmente Reckless però ha chiuso la lama del rovina, si è enchantato anche i boots per aumentare quella movement speed fondamentale per riuscire a creare distanza una volta che Zed gli salta addosso. Adesso con questi tre oggetti, Trinity appunto, Lama del Re in rovina e boots enchantati con Führer, pallino rosso per capirci, avrà davvero un burst di movement speed notevole nel momento in cui utilizzerà l'attiva appunto della Lama della Rinomina e un auto-attacco, magari uccidendolo su un minion, su un qualsiasi avversario. Questo gli dovrebbe permettere di evitare gran parte dei danni, soprattutto da un champion come Zed che deve riuscire ad allineare i suoi skill shot per riuscire a fare danni. Vabbè, allo stato attuale comunque vedo sempre Syndra e Zed piazzati sulla stessa lane e? Perché al loro livello di gioco non si uccidano mai a vicenda. È vero. Tutto un pareggiare di trade. E non posso. Syndra tira la ulti, Zed tira la sua. Zed tira la ulti su Syndra, Syndra per me. Zonia. Finisce lì. L'ex Drinker poppa con l'ultimate di Syndra. Però non permette a Zed di non morire. Vabbè, si divertono così.
Quindi staranno a farmare probabilmente per i prossimi 20 minuti e poi in team fight shotteranno la di carry del team avversario. Va bene, anche quelli blu addirittura andati a essere messi per cercare di coprire zone d'ombra. Continuano il 4 contro 4 in mid lane, mentre Kulepek si divertono appunto la parte bassa della mappa. Sai che ricontrolla di nuovo il cespuglio perché penso voglia tentare un ambush a Z. L'unico tentativo che potrebbe avere Xpec di concludere una kill sul mid laner appunto degli OMG sarebbe quello di aspettare che Z tiri la ult e poi giustamente nel mentre cercare di evocare più sfere possibili per poi andarle a lanciare contro Z in modo che non possa schivarle e premere la zona il più tardi possibile proprio per annullare tutti i danni che può andare a infliggere Z con il marchio. Vediamo che in mid questo stallone messicana sta diventando bello prolungato, il vantaggio è ancora 5000 gold, che non sono pochi, ma non sono neanche troppi, 30 minuti per gli ONG. La Oleng si fa avanti, Kula ha preso una botta di danni sulla schiena da parte della sinistra avversaria. Oh, la Oleng in pericolo, costretta a saltare via, era presente anche la lanterna nel caso è riuscito a schivare gli ultimi colpi. Flash completato per Kha'Zix, Magic Resist anche su Sun. Quanto dicevamo era importante comprare Magic Resist contro questa double AP comp. Finalmente un po' di AP per Soaz, AP grezzi sotto forma del bastone secolare. La Voidstaff già completata da parte di Syndra e abbiamo capito perché guardando l'itemizzazione del team avversario. È fondamentale la Magic Resist in questo matchup, proprio anche per sfuggire al danno a single target talmente alto appunto su Syndra. Cioè se un Lucian avversario riesce a sopravvivere al burst damage di Syndra ha comunque l'opportunità di figgere un po' di DPS, vuoi per la ulti, vuoi per le skill che bene o male riescono a raggiungere un po' tutti nei team fight e poi giustamente hanno un po' più di frontline rispetto alla squadra dei Fnatic per la presenza di Ryze e Kha'Zix e volendo ci mettiamo anche Thresh. Davvero, se i giocatori guardassero un quarto dei reward che vengono prestati in partita in una ranked probabilmente farebbero il challenger dopo due giorni. Dall'altra parte vediamo una Quicksilver Sash, una fascia d'argento vivo per Kog'Maw. E oh, quello che si fa avanti va a cercare di danneggiare i Fnatic. Attiva la Yumo. Ha paura del team avversario. Vuole dare una kill che in questo momento potrebbe essere fondamentale per l'economia del game. Al bar ogni OMG, si assicura che non sia guardato, eccole lì. Finché Trinket Rossi che ancora una volta volano come se fossero caramelle. Hanno rischiato di fargli fare un bar troppo facile, perché appunto Xpec era bot lane e gli OMG potevano avere accesso al baron. E qui adesso vogliono provare appunto a fare una trappola, ma i Fnatic proprio se ne fregano, continuano a pushare esatto. Me per prendere l'obiettivo mentre gli OMG iniziano il baron. Raid di baron per due torri centrali, vediamo se sarà worth per gli OMG che riescono a ripulirlo velocemente. Kul è già in recall, distrutto il baron da parte degli OMG stessi, prima torre caduta, seconda torre caduta, prenderanno anche l'inhibitor. Sarà worth it questo trade? Solo i posteri ce lo faranno sapere. Cade l'inhibitor, cade l'inhibitor mentre Gogoing cerca di intrappolare i nemici, mentre il resto del suo team respawnato, o meglio dopo aver recollato, scappa fuori dalla base per cercare di chiudere gli avversari. Allora questa è stata un'ottima azione da parte di entrambi i team, ma potrebbe essere un'ottima azione per i Fnatic proprio perché hanno accesso anche al drago adesso. Punto che adesso stanno facendo la stessa cosa gli OMG contro i Fnatic. Potrebbero perdere almeno una se non due torri della base. Recall immediato da parte dei Fnatic, l'unico che rimane è Soaz che ha l'ultimate a disposizione, potrebbe interrompere gli avversari nel momento in cui minacciassero la torre della base che viene sta per essere assaltata. L'unica cosa che salva appunto i Fnatic sono i Super Minion. Reckless ancora una volta un po' in ritardo sullo split push, tentano Luke su Elise che torna flash migliato, i danni da parte di Ryze, cade la torre della base da parte dei Fnatic. Che errore questo di questo drago che alletta i Fnatic, flash tardivo che è sprecato in questo momento, cade l'inhibitor anche per loro. Brutto.
Veramente peccato. L'unica cosa decente è Reckless che è andato top lane, ma corre ancora un rischio. Ryze ha ancora il teleport. Ryze con le Homeguard può permettere praticamente di inseguire fino fin dove vuole praticamente Reckless stesso. Potrebbe essere un problema. Infatti vediamo subito Ryze come arriva prepotente. No, non ce l'ha lei, ha solo la R, il flash da parte di Ryze, counter flash da parte di Reckless. Lial per cercare di aumentare la movimentabilità a disposizione. Eccola lì la void uso che rallenta Ryze abbastanza da permettere a Reckless di scappare. Arrivando dagli manforte Syndra, recall per i fanati che dovranno andare a difendere la base dove ING sembra ancora rimanere. Quindi questi ultimi 5 minuti sono stati pieni di colpi di scena. Belli questi trade, a me piacciono. Abbiamo visto alla fine della fiera un Baron per un drago e due torri, di cui una della base praticamente per i Fnatic, perché il resto è andato completamente in pari, quello nella corsia centrale. Worth it, e non lo so, gli ONG sono comunque 5000 gold sopra, che sono esattamente gli stessi di prima, però la base degli ONG è scoperta da un lato. Hanno il Baron buff però gli ONG. Un bonus temporaneo contro un bonus abbastanza permanente per i Fnatic. Troppo rischioso. Porta lontano a Reckless, guarda lì. Tirato in faccia, ha detto piglia questo red prima che ce lo rubino. Reckless che ha la stessa. È stato rischioso appunto Reckless che stava tentando di prendere il secondo inhibitor. Questo era l'intento, ma contro Ryze che ha il teleport degli Homeguard è troppo rischioso. Anche perché Kog'Maw, che si basa fondamentalmente sull'attack speed e sul true damage inflitto quando stava davanti a Ryze, che è pieno di HP. Frozen Heart, che serve appunto per rallentare l'attack speed nemica, e tutto il resto diventa problematico un trade del genere. Infatti probabilmente Ryze potrebbe portarlo a suo vantaggio. Guarda che ha finalmente completato quella Angies e non vedo molti metri di Rumble da una ventina di minuti ormai. Questo da capire. Partita per uccidere Zed, fine. Sparita. Basta. Vediamo che gli Angies si fanno avanti. Non riescono a poccare efficacemente i membri del team dei Fnatic. Quanto Syndra ancora una volta è bloccata, è mid contro questo Zed e non se ne vuole andare. Uffa. ONG prendono la torre. Anche perché può affrontare tranquillamente un'altra. Bella bolla su Sun, a cui però il cocoon di Elise non riesce a seguire per davvero un soffio. Dato. La base ha tirato appunto la W giusto per caricare la passiva e dar due hit veloci alla pink ed è fuggito con la lanterna di trash immediatamente. Belle queste piccole chicche che però possono fare solo pochi champion e aiutano davvero tanto in queste situazioni, come per esempio appunto a livello 1 con Leona riuscire a levare una ward appena messa prima che scompaia, è una delle sensazioni migliori e più belle di tutta League of Legends. Sì, ma soprattutto nella precedente season dove le ward le pagavi e non erano gratis, pensavi la tua ward che avevi, magari dici vabbè parto con qualche pozza in meno, metto una ward e una auto attack. No. Movement Mortius per Kha'Zix insieme a Mercury, poca magica resiste insomma. Silver completata per Lucian. La seconda BF a disposizione. Vediamo che non ha bisogno di un last piece per Sun, in quanto l'armor è presente praticamente solo su Sine, giusto un pochettino su Rumble, ma non si preoccupante. Non so se la pensi come me, però ora come ora la frontline di MG inizia a ereggersi appunto. Guarda adesso cosa ha completato Ryze. Bello grosso. Frozen Earth, ghiacciato, e avendo la serie Fembrace appunto completata, offre quello scudo che è tanto buono quando si deve assorbire il danno. Dai Banshee e Seraph Embrace, e per non parlare appunto dello spell vamp di Ryze, rappresenta davvero una solida frontline ora come ora, soprattutto in un team del genere. L'unica cosa che lo sa, che salva appunto i Fnatic, è il fatto di avere comunque un Kog'Maw con la Swisper già a disposizione insieme a una lama della Rendovina. Sono davvero tanti danni da parare con qualsiasi tipo di itemizzazione, con qualsiasi tipo di personaggio. Devono riuscire a proteggerlo, cioè la loro chiave di vittoria. Oh oh, ottimo. Bello, la bolla su Loveling che viene blastato dai danni di Rumble di Syndra, addirittura l'ultimate su un personaggio che era praticamente già morto. Elise rappella a cacciare, a far paura ai nemici che immediatamente beccano. Una kill per i Fnatic che però dà ampio respiro a loro per difendere questo inibitore e la base stessa.
un'azione fenomenale. Anche perché sono riusciti a fare un change C spettacolare. Cioè sono riusciti a unire appunto la E e la stana appunto di Syndra con il cocoon di Elise. E questo ha immobilizzato completamente Kha'Zix, dando appunto luogo e spazio ai Fnatic di poterlo distruggere. Ecco, qui rivediamo l'azione. Meno male che l'ha fatta la move. Vai. Qui parte la bolla, scusate, la bolla, la E di Syndra, e poi appunto è stata magnifico. Qui c'è un tentativo di focus su Ryze, ma giustamente decide di tornare indietro se non rischiare troppo, anche perché sarebbe stato un po' avventato e quel piccolo vantaggio poteva rischiare di essere perso. Guardavamo appunto la montare in Magic Resist da parte di Kha'Zix, ma visto che gli hanno tirato davvero tutto non è stato sufficiente. Cyanide prende tanti danni da parte degli ONG, nonostante la sua build decisamente incentrata alle difese non ha abbastanza statistiche ancora per riuscire a sopravvivere a quelli che abbiamo detto è una lineup praticamente formata da 4 damage dealers, e si è sentita così. Questo come dall'altra parte è un problema, perché vediamo Rumble bot lane, loro giustamente gli AMG corrono al Baron perché vogliono probabilmente lasciarlo prima possibile, e Delisa a metà HP, quindi teleport potrebbe arrivare in ritardo. Vediamo, eccolo lì Luke su Beke, oddio, niente da fare. Dato un Mikael, il signor Yellow star per salvare. Un po' tardivo quello questo Mikael, devo dire la verità. Però è stato utilizzato per impedire ai nemici di continuare, mentre Fnatic vanno a pushare la mid lane per ancora una volta cercare di minacciare la base degli ONG. Fatto questo si girano verso il Baron stesso, vanno a minare l'azione. Questa doppia V di disrespect di Kha'Zix sul Baron, come dire Nami adesso Knight del Baron. Però abbiamo anche il drago, quindi bisogna vedere adesso come se la vanno a gestire, perché se riescono i Fnatic a prendersi velocemente il Drake, magari riescono anche a fare uno e l'altro, quindi farsi il Drake senza rischiare che gli OMG possano avere accesso al Baron. Sembra essere questo il caso, e questi sono tanti bei soldi che vanno nelle tasche dei Fnatic, eh? E infatti ritorniamo a 4.500 gold di svantaggio. Loro. Piano stanno recuperando. Piano piano riescono a mantenere. Ecco, la cosa importante è che riescono a mantenere questo delta tra due valori in maniera standard. Non stanno facendo snowballare gli OMG. Gli hanno dato un po' di vantaggio a causa di qualche errore early game, ma questo vantaggio non sta snowballando. Iniziano il baro gli OMG. Vengono interrotti da Cyanide, che si fa vedere grazie a uno Spiderling e dice ve ne andate e ve ne andate. Proprio come hanno visto i Fnatic, no, qui non è aria. Il Baron ormai è famoso che per ogni tentativo, per ogni volta che si cerca di fare un Baron, c'è sempre il solito discorso, arriva il Baron troppo. Sempre. Doppio recall da parte degli OMG che avete visto, interrompono il push dei Fnatic, che ancora una volta stavano cercando di fare quel gioco che già prima gli è riuscito così bene. Lo stesso gioco che ha messo in crisi Samsung Blue durante il mid game, ricordiamolo. E comincia a fare male, sarà incredibile. Sì. Ha preso anche un cappello insieme allo Zonia e alla Voidstaff, un calice e anche pezzo di Magic Resist. Adesso può fare davvero quello che vuole. Anche per Cool. Sono ancora un po' perplesso per la build scelta appunto da Elise in giungla. L'abbiamo vista. Quanto ricordiamo, un scalp e cooldown reduction, una sidestone che per carità è buonissima su certi jungler, e la spirit stone. E a quale ricordiamo che fallo un oggetto di giungla. No, non serve, perché cosa fai il right? So, no, è più inutile perché giustamente i camp riesci comunque a pulirli. Ma visto che sta optando per andare sul tanky, potrebbe essere anche ottimo, magari cosa ne so, un altro gol. Danni da parte di Ryze, intanto su Peke e Cyanide rispondono, i Fnatic, arriva l'equalizzatore solo per lui, purtroppo non riesce a finirlo, si sacrifica per salvare i propri compagni, Dada che mette giù la scatola ma non riesce a rinchiudere i nemici, Sun potrebbe essere un po' troppo avanti, arriva al fastidio di dietro di Kha'Zix, questo grillo salterino che si mette nelle orecchie dei Fnatic che pushano in 5 compatti in mid lane. Devo dire che i Fnatic hanno un buon vantaggio. Thresh è uno di quei pochi champion che non scala per niente con la Magic Resist. Anzi, la difficoltà è proprio quella. E contro praticamente 4 personaggi più uno
fanno danno magico a tanti problemi, visto che l'hanno praticamente sciolto, neanche, neanche fosse fatto di burla. Non riesce neanche ad avvicinarsi, diciamo quanto fosse difficile utilizzare un team camp del genere per i Fnatic senza frontline con personaggi che si è presi fuori posizione, fanno una brutta fine, ci stanno riuscendo in questo momento. Gli slow da parte di Yellowstar e di Reckless uniti a quelli di Soaz, i CC da parte di Peke e Silent fanno davvero la differenza in questi, in questi tentativi di engage da parte degli ONG. Qui stanno cercando di fare il tipico camp in attesa che qualcuno si affacci. Non credo sia il caso. Stiamo cercando di replicare la tattica fatta prima dai Fnatic, cioè volete tentare di fare il baron? Va bene, pushiamo. No, vi prendo dell'inibitor, vi tagliamo fuori dalla base, infatti devono interrompere addirittura il recall, i Fnatic che rimangono così a metà HP e con le risorse... siamo i serbatoi non pieni. Engine incomincia a pestare questi inhibitor che dovranno immediatamente lasciare i danni da parte di Gogoni su Peke. Peke costretto a flashare, bello l'equalizer finalmente, l'inghiezza da parte di culo, zona immediata da parte di Peke stesso, troppo presto, lo zona finisce ed esplode la sindra di Peke, lo zona adesso utilizzato da parte di Soaz in una brutta posizione, non c'è trash dalla loro parte, Dada finisce l'avversario con quel look che porta la seconda kill di vantaggio negli OMG e gli dà lo spazio necessario per prendere questo inibito. Brutto errore da parte di Peke che utilizza lo zona troppo presto. Devo dire che X-Pack già negli ultimi due team fight era sempre fuori posizione. Questo è un peccato perché in fase di linea ha tenuto testa appunto a Zed degli OMG con anche appunto 60 CS in più. Nel frattempo comunque vediamo che i Fnatic, grazie ai minions, in questo caso ottengano un free inhibitor, ma gli OMG hanno tranquillamente l'opportunità di farsi velocemente il baron. Arriva Nami a cercare di interrompere i nemici, vediamo se ci riuscirà. No, arriva troppo tardi, Super Minion, avendo buttato giù l'inhibitor nella bottom lane, continuano a demolire quelle che sono le wave a disposizione degli OMG, mentre Gogoing va a proteggere la top lane, il resto degli OMG si dirige verso la base. Fnatic cercano di ottenere qualche rimasuglio all'interno della giungla degli avversari, prendono quello che trovano, il drago tra 40 secondi. Oh, peccato, sono ancora a ripensare X-Pack che era completamente fuori posizione e fuori dalla base, quindi non vi era nessuno che poteva fare peeling o difenderlo e quindi è bastato semplicemente un hook piazzato, un flash sprecato da parte di X-Pack che giustamente non ci ha pensato due volte a tirare la ulti direttamente di Zed su Syndra e la Zonia un po' troppo avventata. Guardian Angel per Syndra, così andare a fungere da deterrente contro il team nemico. E stesso oggetto però anche su Zed, sarà ancora più difficile riuscire ad ucciderlo, già era fastidioso da prendere. Void Staff, bastone del vuoto per Rumble e per Rides, fondamentali in questo caso visto la montata di Magic Resist e da una parte e dall'altra. Locket anche per Elise, il medaglione è fondamentale come dicevamo in questi casi. Devo dire che in questa team comp vedrei molto bene se Yellowstar acquistasse un altro Iron Solari per avere un doppio Solari, per poter in qualche modo avere tutti questi scudi Awe per tappare un pochino gli danni di Ryze. Qui look mancato di Dada Oops. Oops. Dai. Un drago preso dagli OMG. 10.000 gold adesso il vantaggio per loro. Sarà compensatore però. Probabilmente riusciranno a prenderla. Lo durerà adesso, ma non è ancora consistente, fa 9.000 gold di vantaggio, sono tanti comunque, anche se siamo a 48 minuti, ragazzi, ve l'avevo detto che questa sarebbe stata una bella partita e ricordiamo che è fondamentale per gli equilibri del group stage, quindi mi raccomando, questa è un partitone, siete pochi ma buoni e ripeto, voi sarete onorati di spettare questo game che ricordiamo ancora una volta è importantissimo ai fini dell'economia del mondiale. Sono molto organizzati, devo dire. Entrambi i team hanno già in mente quello che vogliamo fare. L'unica cosa, continuo a vedere X-Pack è da solo. Forse sì, per gestire Wave Clear, ma nel caso di OMG decidano di andare tutti mid, potrebbero avere dei problemi Fnatic. Invece continuano a lasciare appunto X-Pack e mid lane, mentre gli altri vanno in giro appunto top lane per prendere obiettivi e push. Non sono indecisi Fnatic, abbiamo visto
recall interrotti anche dall'altra parte, quelli di ING che stanno cercando semplicemente di posizionarsi vicino al team nemico senza avere una magari wave pushata verso di loro. Ah, che partita difficile. È difficile però emozionante, una partita giocata a questo livello che dura 49 minuti e 25 vuol dire proprio che c'è dell'attenzione da parte di entrambi i team a non commettere errori e in questo caso per capire gli errori che vengono commessi dai nemici, che sono pochi. No, quanto fosse importante questo game e la montagna di cautela che i due team stanno mostrando è davvero indice di quanto lo tengono in considerazione. Mannaia oscura Black Cleaver per Kha'Zix ad andare a aumentare la sua utility, mentre una scimitarra di Mercurio ad andare a completare la fascia d'argento vivo per Lucian. Mentre dall'altra parte l'Infinity Edge è già stata appena completata da parte di Kog'Maw. Serve ancora l'ultimo oggetto. La scimitarra devo dire che è un oggetto che mi piace tantissimo, non si vede così spesso. Costa tanto. Lo so, costa tanto, però quello che può offrire parecchio attack damage, un pochino di magic resist e la capacità di togliersi il CC è fondamentale su una dichiarie, secondo me. Esatto, la maggior parte di quell'oggetto è fatto comunque dalla Quicksilver, che comunque viene vista molto più spesso dell'oggetto completato. L'oggetto completato effettivamente è semplicemente un upgrade per non farti sentire male per aver preso la Quicksilver. Tanto i danni su Loveling, salvato dalla lanterna che lo porta all'interno del proprio team, risponde Sun con un decaling che va a colpire solo Yellowstar. È stata una buona ulti questa, anche perché se vai a vedere il cooldown della ulti di Sindar è veramente basso. Siamo già quasi a metà cooldown e praticamente 30 secondi neanche avrai nuovamente la ulti. Quindi è una ulti che può essere usata anche in questo caso per portare a poco di vita un avversario e cercare di avere un vantaggio 5 contro 4 forzando l'avversario a un recall. Montare di cautela vanno ad aumentare, notiamo anche i trinket blu upgradati, le sfere divinatorie per quanto riguarda Cool e Peke, e addirittura il ritorno di un trinket giallo su Gogoing che vuole contribuire con qualche ward anche lui nel caso ce ne sia bisogno. La Sight Stone da parte di Syndra non sembra essere sufficiente da sola. Gli ONG si fanno di nuovo in avanti. Nella base dei Fnatic scoperta proprio al centro, un cappello in costruzione per Rumble, non lo vediamo molto spesso, però una volta ottenuto farà aumentare davvero in modo spropositato i danni di questo champion. No, confermo, anche perché se vai a vedere già la Voidstaff, la Zonia e la maschera bruciano completamente tutto il resto, cioè Rumble è veramente forte come champion, si è saputo utilizzare, perché oltre al danno appunto sostenuto, anche l'opportunità di fare del buon burst se appunto riesce a unire la E, la Q e la ulti. Appunto la ulti di E è fenomenale, proprio per zonare un team o per dividerlo è veramente fondamentale. Che davvero si taglia con il coltello, anzi con un machete in questo caso. 10 a 11 low kill count per quanto riguarda questo game che siamo che è arrivato ai 52 minuti. Anche continua a pushare, ma semplicemente per pushare, perché ormai ha tutti i soldi di cui ha bisogno, pur essendo con uno score di 1-3 a 6 oggetti completati. Giusto lo Zephyr al posto di Boots può comprare e upgradare magari il trinket. Cool recolla per l'ennesima volta, anche lui praticamente full build, andare a joinare magari il resto del suo team. No, decide di interromperlo. Oddio, Baron sta per respawnare, questo potrebbe essere la scintilla che faccia scattare l'inferno tra i due team. Infatti immediatamente ha creato da parte dei fanati, questo potrebbe essere grosso. Arriva Loveling, va a spottare il drago Cricket Blue ancora una volta, mentre Zed è all'inhibitor. Magnifico questo Baron, completamente rushato immediatamente, proprio appena spawnato, fatto. L'unica cosa è che Zed giustamente ha avuto accesso alla mid lane, si è fiondato e adesso non perde tempo per andare a pushare anche bot. Da notare tra l'altro, Sarengo, buttiamola a ridere, da notare come questi giocatori di alto livello tendano a spostarsi di lane in continuazione e non è che perdono il CS, no, sembra che comprino il CS come ad esempio al 3x2. Zed si è sposato praticamente tutta la partita e a 461 CS, Lucian non ne parliamo, ne ha 500 qua.
Drago ancora una volta per gli Angie, non che abbia troppo significato a questo punto del game, è più importante appunto il Baron anche per il buff che va a donare. Di gold sta per arrivare nelle vicinanze dei quei famigerati 100.000 che solo pochi game eletti vanno a toccare. E devo dire che superati i 70k più o meno è completamente del game, i gold non fanno quasi più differenze. Quello completato per Rumble, compra qualche ward per aiutare il resto del suo team, ancora difese per Elise che non è ancora in realtà troppo tankosa. Gli manca ancora un secondo oggetto appunto di armor, di cui la Chain Vest è lo start, e magari un Banshee che mi farebbe tanto piacere vedere, visto l'ammontare di danno semplicemente da parte di Riles, allucinante. Loveling stannato, risponde immediatamente Sun con un decaling dal basso cooldown, quindi si può permettere senza problemi. Vanno in avanti ancora una volta, Scatter the Weak, non hita nessuno. Di Hook, Silent riesce ad evitarlo, così come il bozzolo da parte di Elise. Oddio! Eccolo lì, lo stanno su Sun, niente da fare, leva solo lo scudo da parte della BT del Grande Massacro. Il bait di Ward utilizzato da parte di Yellowstar per cercare di bullare il Rise nemico, non vago, Going si salva. Ancora l'ennesimo skillshot missato che potrebbe determinare la fine di uno dei due team. Reckless si fa avanti, danni su Loveling, stannato. Cerca Soaz di applicare, di colpire i nemici con qualche arpione. La Moby Team, il team cinese, questa Moby Dick non si fa prendere. Continuano a pushare, skillshot che volano da una parte e dall'altra. Niente, non riescono a mettere le mani al collo di un team o dell'altro. Il decaling è tornato, i danni vanno su Cyanide, bellissimo, non stanno da parte di Syndra, che però non trova follow up da parte dei fanatici che hanno dovuto beccare sulla aggressione da parte di Lucian. Ennesimo hook, rispondono con un bozzolo, questo è lo start, parte il locket su lui stesso, niente da fare, si neutralizza ancora una volta l'azione, cade i due team che beccano capendo di non poter sopravvivere al boss damage nel caso si avvicinassero, continuano a pushare i Fnatic, hanno il Baron a loro disposizione, il sustain da parte di Nami, metà vita all'inibitor, questo inibitor che fatica, un parto, continuano a spingere i Fnatic. Lo zone su Rumble che adesso è in una bruttissima posizione, preso all'interno della scatola, ma muore Dada, gli ultimi colpi sull'inibitor che muore, i Fnatic ci riescono finalmente. Veramente un'ottima azione questa, strana combattuta, cioè riesco a percepire io la loro pressione mentale nel posizionarsi correttamente. Oddio, danni da parte di Sun che riesce a salvarsi con ancora una volta Quicksilver e il flash a disposizione, entra dentro Cooley, danni su Reckless, dovrebbe riuscire a salvarsi in quanto si è levato il Mark of Death così importante per i danni di Zed, che subito se n'è andato dopo essersi accorto di non poter riuscire a uccidere il proprio target. Reckless prende ancora danni da parte di Kha'Zix, gli ultimi attacchi finiscono per l'ennesima volta, il secondo inibitor Sun su Ryze, via da parte dei Fnatic che ottengono questo colpo grosso al drago rosso e se ne vanno. C'è da dire che appunto Xpeke è riuscito praticamente a piazzare delle magnifiche per riuscire a immobilizzare i nemici e dare appunto l'opportunità al suo team di fare un sacco di danni. La zona di Swords è stata veramente utile e inoltre abbiamo visto come Reckless sia stato strapronto e preciso nel punire questo Thresh che è praticamente rimasto a 2 HP e teneva solamente il colpo di grazia. Uff, che fatica. Veramente veramente combattuta, un'ora di partita, ci stiamo avvicinando sempre di più, siamo a 58 minuti. Ultimi oggetti che vanno ad adornare gli inventari dei due team, una Trinity tirata su al posto della Yumu per Lucian, che andrà a valutare sicuramente di più la mobilità offerta da questo oggetto rispetto a quello che è la Yumu che ormai è passata visto il Last Whisper acquisito da parte sempre di Lucian. All'altra c'è parte un oggetto le Zephyr che sto condividendo, Serenco. C'è un oggetto che sto condividendo parecchio, cioè Elise era molto squishy, se hai notato, praticamente Yellowstar era in continuazione a curare questa Elise che perdeva sempre HP, Elise ha fatto immediatamente il Guardian Angel. Ma. È particolare, però almeno può permettere a Elise di rappresentare una minima frontline. Due inhibitor down e non difendono il proprio che era scoperto, i Fnatic anzi si dirigono in corsa
sull'ultimo rimasto, la torre tankata da parte di Cyanide, cominciano a demolirla, arriva Dada a tutta velocità così come Going, il flash su Peke, oddio, lo zoglia all'ultimo secondo, no, la GA lo salva, continuano su Elise che si squaglia sotto i danni degli OMG, lo zoglia a cercare di ridurre i danni, Loveling si butta dentro, Cyanide cerca di tankare e muore sotto i colpi dell'insetto che... resuscita grazie ancora una volta la GA, i danni adesso sono sul Soaz, lo Zonia semplicemente a rallentare mentre il lanciafiamme cerca di fare più danni possibili, non basta, ancora una volta un errore da parte dei Fnatic che credono un po' troppo nei loro numeri e adesso sono stati ripuliti da parte della mappa, il teleport da parte di Kugong a tagliare la strada, fermi all'interno del cespuglio, i Fnatic zitti, Kul cerca di trovarli all'interno del cespuglio, sbaglia il cespuglio, invece rimangono i membri dei Fnatic che lo fanno fuori, GA poppa le ward a assicurarsi di averne visione gli ultimi colpi, niente da fare, Reckless scritta in faccia allo Z avversario mentre i Super Minion dalla parte della corsia inferiore sono arrivati nella base dei cinesi, stanno demolendo prima la prima e poi la seconda torre del Nexus, potrebbero vincere praticamente da soli, e vanno a interrompere il recall degli OMG, gli ultimi due membri rimasti da parte dei Fnatic, mentre recollati Loveling e Gogoing riescono a salvare la loro base. È stata un'azione meravigliosa, abbiamo visto appunto come la bot lane dei Fnatic abbia deciso di infilarsi nel cespuglio sneaky, bella tranquilla, e Zed appunto si è diviso dal team perché appunto abbiamo visto Ryze che ha utilizzato il teleport per andare a chiudere appunto questa bot lane dei Fnatic, ma si sono posizionati veramente male e Zed è stato imploso grazie appunto a una Q perfetta tirata da Yellowstar e dal kiting che sono riusciti a farli appunto grazie allo spell Steve Edge e appunto Kog'Maw che praticamente con la doppia V attivata ha pulito questo Zed, lo ha demolito. Hanno rischiato il throw, però sta un'azione molto molto difficile. Il throw è stato molto vicino perché X-Pack si è trovato in mezzo a tutto il team nemico perché dall'altra parte Fnatic ha tutti flashato, tutti disingaggiato e X-Pack è rimasto lì in front, cosa che non doveva assolutamente fare. Qui c'è un tentativo di un Baron. Baron veloce per i Fnatic, considerando che gli OMG hanno avuto già ben grossi problemi a difendere la loro base, che adesso ricordiamo al Nexus scoperto devono riuscire a buttare giù un inhibitor. L'unico problema dei Fnatic è quella mid lane che possono tranquillamente permettersi di pushare ora che hanno a disposizione il Baron. Bello, guarda come l'oggetto dinamico è andato a prendere semplicemente una Kindle Gem e una Giant Belt, così, semplicemente per avere il cooldown reduction e la vita necessaria per riuscire a rimanere in team fight. Non gli interessa chiudere un oggetto che non chiuderà, semplicemente gli servivano quelle statistiche in questo momento e va a comprare quegli oggetti, indipendentemente da quello che ci potrà fare nei prossimi minuti, perché probabilmente non ci saranno. Ormai siamo già arrivati al punto dove Kog'Maw ha rinunciato alle proprie scarpe per la Zephyr. Ormai siamo... il dire late game è dir poco. 62 minuti di partita, ragazzi. Abbiamo passato i 100.000 gold per gli OMG, 90.000 per i Fnatic, ma ormai 10.000 gold non fanno differenza, sono solo un 10% nell'ammontare di statistica accumulato da parte di un team o dell'altro attraverso gli oggetti. Sono arrivati alla base i Fnatic, cominciano a prestare l'inhibitor, il Luke che va su Yellowstar, il primo Locket. Intanto da parte di Sun, però si sentono, eh? Arriva The Cunning, lo evitano buttando giù comunque l'inhibitor con un paio di attacchi. Si dirigono verso la parte superiore della mappa, Ward ad assicurarsi che i nemici non tentino nulla di malvagio ai loro danni. Sembra che fa un errore mettendo la palla e non calciandola. Cercano il tutto per tutto per difendere questa base, gli ONG. Loveling non ha la GA, così come sono in cooldown anche quelli di Cyanide e X-Pack fondamentali. La venduta invece è cool per il Banshee. Deve essere completamente risolto da Nami e da Rumble. Cioè, un posizionamento errato da parte degli OMG potrebbe portare Rumble a tirare la ulti perfetta e Nami potrebbe comunque avere l'opportunità di tirare uno stun multiplo. Ancora un paio di attacchi, sono riusciti a prendere il secondo inhibitor. Vediamo se si dirigeranno per il terzo, decidono di stirare prima il rosso, immagino questa sia la deviazione per i Fnatic momentanea. Non abbiamo avuto tempo neanche di vederlo il rosso, cioè se lo sono mangiato. Oh oh, Uka su Peke ancora una volta, Dada però non ottiene un follow up, i danni su di lui! Si salva grazie ancora una volta al Mikael e al Locke. Deve utilizzare entrambi, anche lì da parte di Sana addirittura.
3 cooldown per salvare un membro del loro team, che in questo caso è il support. Kull attiva la Yumu, si incolla però sulla E da parte di Kog'Maw. Diallo sta prendendo un po' di danni, così come Peke cercano ancora di pressare Fnatic, riescono ad evitare l'ennesimo hook da parte di Thresh. Veramente tesa, io davvero questa partita qui la sto soffrendo. Bello lo stun, engage da parte di Kull su Kog'Maw, cerca di scappare, arriva troppo tardi, il disengage esplode, Reckless purtroppo in mezzo a tre persone, Loveling cerca di fare una valanga di danni insieme a Ryze, vi riesce, esplode anche Rumble, gli ultimi danni, evita Loveling, il focus nemico saltando, l'ultimo colpo da parte di Peke, procca la GA appena tornata per lui, che lo salva momentaneamente, così come quella utilizzata anche da parte di Cyanide in questo teamfight, che comunque ci è morto. I danni da parte di Sun su Yellowstar, evita l'ultimo colpo, l'autoattacco, Ardent Blaze a finire il lavoro. La dash resettato dai Min. Oddio. Continuano a fare questi throw di posizionamento veramente sbagliato. E il tutto perché non c'era diciamo nessuno a proteggere Kog'Maw. Kog'Maw praticamente è stato assalito da Zed ed era tutti davanti con Kog'Maw dietro, lasciato da solo. E da questo lato qui darei la colpa a Yellowstar perché non era praticamente presente a difendere il proprio di Kerry. E questo è un problema perché abbiamo praticamente 20 secondi per i respondi tutti, Yellowstar ha ancora 40 e potrebbero tranquillamente porre fine a questa partita. 5 membri del team degli ONG stanno pushando in questo momento, cade il primo, la prima torre del Nexus. Oh, da lì da parte di Peke che riesce a prendere due persone fuori posizione, potrebbe essere questo un momento fondamentale, perché se non riescono a ricollare, a rifullarsi i membri degli ONG sono davvero in pericolo. Peke ha credito da parte di Sun, mentre in top lane il teleport da parte di Swaz potrebbe essere devastante, ci sono i super minion che vanno ad aiutare il push in questo momento, devono ricollare gli ONG. Ma corto da parte di Swaz, potrebbe essere il secondo backdoor da parte di Fnatic nella loro storia. Recolla, è riuscito a recollare, va a interrompere Kha'Zix, il flash da parte di Soz, non credo dovrebbe riuscire a ottenere il Peke che già una volta ha salvato loro la vita, demolito dai danni di Loveling, lo slow da parte di Kha'Zix è troppo, non ci riesce, muore con il Nexus ancora a metà HP, mentre i Fnatic ancora cercano di interrompere il recall di Sun. Lo vedete lì, il duello uno contro uno, mentre Peke è arrivato, oddio non farmelo la seconda volta ti prego, GA a disposizione, arriva anche Ryze, Zonian no, non ce la potrà sicuramente fare, Silence sarà presente. Ci provano gli ultimi attacchi da parte di Silent che cerca di evitare l'aggro saltando dalla parte all'altra. Gli ultimi attacchi, no, non ci riescono. Con un soffio di vita il Nexus rimane in vita. Sta arrivando anche Yellowstar, onda a interrompere i nemici, mentre Kog'Maw dal lato non ha gli HP necessari per riuscire a finire questa partita. Dio santo ragazzi, mamma mia, a una hit si è salvato il Nexus, un colpo prima di cadere. Swaz è depressissimo, lo vediamo webcam che proprio non ne può più. 67 minuti di partita, ragazzi. Ragazzi, per favore. Lo facciamo fare patta, guarda la faccia in sotto. Lo facciamo fare patta, per favore, ve lo chiedo per favore. No, non c'ho voglia di giocare, basta. Dio santo. Davvero, io capisco la frustrazione perché stanno giocando bene entrambi. Quindi entrambi i team stanno facendo delle ottime azioni e da un lato ci sono troll da tutte le parti. Mamma mia. Ti puniscono a vicenda per il minimo errore e riescono a ribaltare. E andiamo avanti così da 67 minuti. In questo trade però ci sono andati in vantaggio gli ONG perché sono riusciti a prendere una seconda torre della base, che in queste condizioni è fondamentale. Dicevamo come entrambi i team non riescono ad avvicinarsi gli uni agli altri, nonostante ormai siano praticamente tutti full build, giusto i support devono ancora finire gli ultimi oggetti che ci aspettiamo, è abbastanza normale, ecco. Però il resto dei due team è praticamente in pieno regime, mettiamola così, e quindi se non riescono a finire la partita in questo momento, mentre il Baron respawnato viene immediatamente aggredito da parte degli OMG che lo deleteranno in pochi secondi, trinket blu ancora una volta. Che ancora una volta va a spottare gli avversari, secondo trinket blu per i Fnatic, addirittura parte un locket per paura di un engage da parte del team avversario, mentre Gogoin face bancia una bolla di nami. Il mio cuore, questa è la prima partita di oggi, è la prima partita.
Sì, meno male che la prima. È la prima partita, siamo oltre l'ora di game. Ragazzi, ragazzi, mi volete bene perché io ve ne voglio assolutamente in questo momento. Un altro Baron appunto per gli OMG. È troppo tesa questa partita qui. Ma nonostante sia comunque molto difficile riuscire a vincere per una squadra all'altra o comunque vedere una conclusione di questa partita, trovo che sia davvero una delle migliori partite che abbia mai avuto il piacere di vedere. Mamma mia, davvero. Allora, questa volta sono gli ONG all'assalto, avendo visto che Reckless può essere ucciso. L'ultimo team fight. E un nuke su Yellowstar potrebbe essere la fine. Il flash immediato per cercare di salvarsi. I danni su di lui. Soaz si fa a lato. Zed che ultra reckless. Immediato il flash con il Quicksilver per cercare di limitare i danni. Cyanide ancora una volta con la GA che è tornata giusto in tempo per salvarlo. I danni su di lui. Flash immediato. Nonostante il Rappels. Mentre Loveling è ancora a metà HP con il potere senza limiti che viene utilizzato in questo momento. Le fauci di Malmortius a salvargli. Oh, lo stun su Sano. Questo potrebbe essere fondamentale. Ma il flash è ancora a disposizione. Gli permette di saltare il muro e di ritornare insieme ai suoi cari ancora in vita. Allora, è stato un buon engage su punto Nami. L'unico problema è che è stato veramente molto molto rapido Yellowstar nel... Praticamente ha fatto un bait alla squadra avversaria. Si sono buttati all'ultimo, hanno visto che aveva 2 HP. Ultime 2 hit e parte il Crucible a salvarlo. E quindi hanno vanificato tutto il loro sforzo mettendo praticamente Thresh nella posizione sbagliata, appunto, che l'ho portato a morte certa. Ma vediamo Ryze che sta facendo il tiro. Da dietro flash su Reckless per cercare di fargli consumare dei cooldown. E infatti, come prima, muore. Bello lo stand da parte di Syndra insieme ai danni da parte di Soaz, che con l'equalizzatore e il flamethrower in zona riesce a fare tantissimi danni. Ma Loveling insieme a Ryze fa troppi, troppi danni. Face l'ace da parte degli OMG sui Fnatic che vengono ripuliti. E questa sarà sicuramente game. Dada respawnato solo in questo momento, non è stato neanche necessario. Questa dovrebbe essere game. Si tanca la torre senza problemi con l'aiuto del team che sopraggiunge in questo momento. Sun che va a ripulire con gli ultimi due attacchi la seconda torre del Nexus. Il Nexus deve chiedere demolito. Congratulazioni agli OMG che si sono meritati dalla prima all'ultimo minuto di questa partita stupenda che ha visto i Fnatic cercare di battagliare con le unghie e con i denti per questo game che è stato, ripeto, fondamentale ai fini di questo group stage. Guardate la gioia degli OMG che hanno ripreso tutta la loro sicurezza grazie a questo game che ha messo a durissima prova le loro abilità, la loro pazienza e la loro capacità di tenere duro fino alla fine. Ma credo abbia un risultato anche perché la partita è finita, indipendentemente dal risultato. La partita è finita, 70 minuti di game abbiamo visto. Da un lato comunque dispiace vedere appunto i Fnatic così demoralizzati, perché alla fine bastava una hit. E se ci fai caso, e questo è un mio ragionamento, la disperazione di Soaz deriva dal fatto che appunto, anziché dare una hit al Nexus a un certo punto, ha preferito fare i giretti con Kha'Zix che lo inseguiva. Doveva solo continuare a picchiare il Nexus. E questa è stata l'opportunità appunto sia a Xpeke che a il jungle dei Fnatic direttamente di chiudere la partita. Però vai a pensare te che appunto arrivano loro e ci provano a fare appunto questo backdoor così di cattiveria. Cosa mi sarebbe piaciuto magari vedere invece vedere l'equalizer utilizzato quando Kha'Zix fosse saltato su di lui, ma doveva colpire anche i minion in respawn. Quei minion che sono stati così importanti perché un solo colpo in più da parte di un super minion avrebbe fatto la differenza magari. E quella wave respawnata tra Soaz e appunto l'arrivo di Peke e Cyanide davvero ha permesso di salvare e di contenere l'aggressione dei Fnatic che erano davvero tanto così dal vincere. Abbiamo visto quanto era quel tanto così, l'abbiamo davvero visto. Mi dispiace tantissimo vedere i Fnatic così tristi davvero. Hanno dato il meglio di loro secondo me. E ognuno appunto ha cercato di dare ogni giocatore dei Fnatic ha fatto qualche perla. Forse quello che le ha fatte meno è stato Soaz. Non per cattiveria o per preferenze personali, ma Dobbiamo dire siamo qui per questo valere. Siamo qui per questo e effettivamente qualche errore l'ha fatto. Non è stato l'unico ovviamente. Ci sono comunque, guardate, gli applausi anche per loro.
Guardate la difficoltà. Aia. Ho bloccato momentaneamente lo stream. Chiedo appunto a Taker di continuare a tenere cronaca fino a quando non lo farò ripartire. Grazie. Allora, devo dire, sono veramente senza parole per questa partita, ragazzi. Io sono spiazzato. Speravo tantissimo in cuor mio che vincessero Fnatic. Appunto abbiamo fatto un pronostico in questa partita. Giustamente Sarengo tifava OMG e io Fnatic, perché ormai Fnatic da sempre. Peccato vedere appunto una squadra così forte commettere degli errori late game. Ma dopo 70 minuti di partita credo che sia quasi normale poter permettersi un errore, perché troppa ansia, troppo stress in una partita che non finisce mai per i continui colpi di scena. Vediamo cosa ci dicono l'analyst desk. Dimmi quando parte il primo replay, così mi risincronizzo. Allora, vediamo un attimo come procede. Qui ormai chiacchierano. Allora, che fanno l'analyst desk, è interessante vedere cosa dicono. Spesso volentieri ci danno dei punti di vista che magari noi non abbiamo, anche perché ogni persona diversa va a concentrarsi su un qualcosa appunto di diverso. E sicuramente quello che sarà il focus in questo game non sarà l'early o mid game, che è stato completamente annullato poi dalle giocate, dall'arrivo di questo uber mega late game, che ha completamente fatto dimenticare tutto quello che è stata la storia della partita fino ad allora. Semplicemente si potrebbe tranquillamente isolare con gli ultimi due o tre fight la partita e non cambierebbe assolutamente nulla rispetto a quello che è stato, cosa ha fatto vincere appunto gli OMG invece dei Fnatic. È stato veramente veramente immenso il fight appunto fatto dagli OMG. Hanno preso X-Pack fuori posizione. Il DPS di Lucian è stato fenomenale, perché abbiamo visto come ha azzerato completamente la vita di Elise. E qui praticamente rimangono tutti in vita, con la capacità appunto di annientare completamente i Fnatic. Guardiamo il DPS di Lucian, che usa perfettamente appunto spell dual auto attack, e si posiziona perfettamente non subendo tutti quei danni che appunto i Fnatic avrebbero potuto infliggere. E qui c'è stata appunto la giocata appunto da parte dei Fnatic, che hanno atteso Zed nel cespuglio e direttamente lo hanno annientato. OMG, look at the minimap. They're chasing Yellowstar and Reckless. They're going for kills. Magnifica, veramente magnifica. Se la sono giocata benissimo. Yellowstar and Reckless will find you in your base if you're defending your Nexus. So just go to the base, push down mid, kill them there and just get end the game. Cast your mind back yesterday when Peke was playing Ahri. Qui per l'appunto hanno cercato di impedire appunto agli OMG di recollare e sono riusciti in qualche modo a tenere un minimo di vantaggio per far abbattere le torri del Nexus dai super mini. If you're ever at a state where the Nexus turrets are dead, literally all you need. Non sa Quickshot cosa stiano pagando i Fnatic ai Minion, però hanno fatto un lavorone davvero in questa partita. Control one of the jungles and then see the team leave the base and the game is over. That is-